Bella, tutti ragazzi sono The King of the Contenuti. Sì, The King of the Contenuti, sì, sicuro. Bella a tutti ragazzi, sono The King of the 99 e benvenuti qui oggi in questo nuovissimo video. Oggi saremo un video con il video delle Fat Time. Finalmente ve le sto cazzo portando. E niente, innanzitutto mi sono arrivate un bel po' di domande. Sarà un fuck veloce perché comunque diciamo che le leggerò molto velocemente, risponderò molto velocemente. Come detto prima, ne sono arrivate molte, ma non troppe, diciamo. E niente, se volete un altro video del genere, lasciate tantissimi mi piace, mi raccomando, e nei commenti, se volete, scrivetemi altre domande per un prossimo fact time che ci sarà, non so quando, però ci sarà. Allora, partiamo subito con Matteo 1 Grazie, che ci chiede cosa pensi dei tuoi iscritti. I miei iscritti penso che siano delle brave persone che mi seguono anche se sono inattivo per 5-6 mesi penso, però l'unica cosa è che vorrei più spettatori durante le live. Porca puttana, siamo 4.000, almeno in live venite, no? Con le 100 visual che mi fate al video, almeno 20 venite nelle live, no? Mi fate un favore enorme, porca puttana. Just Palmis che ci chiede: ma perché quando invito alla play non giochi mai con me? Allora, questa è un'altra cosa che devo un attimo chiarire. Diciamo che io non, quando sto per cazzi miei, non gioco mai con magari voi iscritti, gioco più che altro con gli amici miei, perché sono quelli con cui, diciamo, difficilmente riesco a giocarci, perché comunque hanno un impegno, un lavoro, l'altro insomma, ho un po' di casini, quindi quando si trovano liberi gioco io con loro. Però se si parla che devo giocare da solo, mi succede appunto raramente. Giocherò con gli iscritti quando farò delle live apposite, tranquilli, quindi state sintonizzati che quando farò una live potrete giocare anche voi con me. Niente, andiamo con la terza, che è IM Graziano, che ci chiede perché per un periodo hai smesso di fare video su YouTube. Bella fra, bella Graziano. Ho smesso di fare video su YouTube perché mi ero rotto il cazzo, sincero, mi era passata la voglia di fare i video e in quel momento non volevo fare tutt'altro. Infatti stavo sempre buttato fuori casa, cosa che faccio ancora adesso. Però ora mi sto anche concentrando nel fare video, va? Anche se dovessi studiare per la patente. Ok, andiamo con la quarta domanda che ce la fa Martino Carulli. Il tuo youtuber preferito è perché? Mi saluti. Ciao Martino. Allora, il mio youtuber preferito in particolare è Justron. È il mio preferito perché comunque è quella persona che si è sempre mantenuto su ciò che fa, cioè è rimasto sempre con i piedi per terra. È una persona veramente buona e soprattutto comunque mi piace il fatto che sa intrattenere abbastanza bene. Infatti, tipo, anche se ci sono magari dei video che non mi gustano più di tanto, me li guardo lo stesso perché li porta lui e mi piace vedere. Quindi già strong tutta la vita, cazzo. Ok, andiamo con la prossima, che ce la fa Sidetchino, che ci dice: hai mai pensato di utilizzare YouTube come datore di lavoro? Se no, quale lavoro avresti in mente di intraprendere? Hai mai pensato di utilizzare YouTube come datore di lavoro? Nì. Cioè, nel senso, se ci riesco, ok, va bene, ci guadagno con quello. Però se non ci riesco, cioè, me ne sbatto la minchia, cioè faccio video perché mi piace passare il tempo e basta. Anzi, magari quando inizierò a lavorare sarà un po' più difficile, insomma, fare i video, va? Quindi ce ne saranno minori, però se riesco li farò comunque sempre per hobby, va? Però se riesco a guadagnarci sopra un bel gruzzoletto non mi dispiacerebbe mica alla fine. E poi la seconda domanda ti rispondo: se no quale lavoro che si inventi in non lo so, sincero non lo so. Un qualsiasi lavoro mi va bene, basta che porto la grana a casa, si osa dire, insomma. Poi Alex ci commenta un dei cuori, incredibile. Poi Filippo Rotesi: hai mai pensato di mollare? Salutami. Sì, ho pensato di mollare perché comunque c'è stato un periodo in cui YouTube non mi stava dando i risultati che io volevo e per un momento ho detto vabbè, mo chiudo il canale e vaffanculo a chi lo mo, cioè, nel senso, sti cazzi, chiudo il canale e mai più YouTube, in poche parole. Però poi ci ho pensato bene, ho detto vabbè, dai, c'ho tutta l'attrezzatura, quindi quando magari non c'è un cazzo da fare, prendo e registro un video a capocchia, alla fine ho detto vabbè, va, rimaniamo, lo facciamo per hobby come facevo anche prima. Però in maniera molto rallentata, diciamo. Poi, Frida 97 ci chiede: come mai ti sei ridotto a vendere le rose? E tu come mai ti sei ridotto a non fare più video?
fuori. Corandre, che ci chiede come è nata la passione per YouTube. La passione per YouTube è nata totalmente a caso, cioè in particolare grazie a, aspettate un attimo, in particolare grazie a Frino 7, che comunque lui aprì il canale prima di me e mi trasmise questa voglia di fare video. Poi, essendo uno che giocava un po' ai videogiochi, ho detto vabbè, assunto quello che gioco, lo registro, carico su YouTube, tanto che cazzo me ne foto, se faccio una figura di merda sti casi ci sono abituato in poche parole. È nata, ecco, un po' a caso, come mi sto dicendo, per provare. E dal provare è uscita una cosa abbastanza decente, dai, di cui non mi posso lamentare. Poi, vabbè, c'è Federico che ci dice ciao, sono quello che parla male. Lo so che sei quello che parla male. Con la nota, ma no, lo so che sei quello che parla male. Non me lo ricordare in ogni cazzo di video. Poi, Etomai 9, o meglio Ettore, ci dice ma quanto cazzo scopi, fra? Tot, vecchio, dice Suma Flavio. Lo penso anche io. Poi Alessandro ci chiede da quanto conosci Antonio. Antonio lo conosco dal primo superiore, quindi 5 anni. Ho finito le domande dei commenti, andiamo a quelle che mi avete fatto nelle storie, che sono un po' più bastarde. Cioè no, non so bastarde, volevo dire. Vinci Vassallo ci scrive qualcosa. Applausi, fra. Domani ti porto la medaglia di direttamente fabbricata da Obama, cioè le fabbriche del suo paese di Irene. Trappando come Pablo. Poi mi scrive Edomai 9 di nuovo, mi scrive scopri un tot, quello si sa, cazzo. Ok, il grandissimo Calab, o meglio Davide, che avete già visto nel video di FIFA, ci chiede quali sono le cose più belle che ti sono capitate grazie a questo percorso su YouTube. Come ti ho detto, il 29 luglio, perché non devo dire ieri, perché non è mai nella vita vero che era ieri, perché questi video me li sono registrati tutti. Le cose più belle mi sono capitate grazie a questo percorso YouTube sicuramente sono le soddisfazioni che mi hanno dato gli iscritti e soprattutto le nuove amicizie che ho fatto, in poche parole. Quindi Flavietto, Enrichetto, Davide, Francesco Engi 620 per la cronaca, e Matteo RDT, che lui l'ho conosciuto totalmente random perché lui voleva iniziare a fare video su YouTube e là ci siamo sentiti un attimo per, insomma, l'avevo aiutato un po' a iniziare a aprire un canale, tutte quelle cose così. Quindi Matteo, vabbè, Antonio già lo conoscevo superiore, quindi sti cazzi. Vabbè, poi dal resto tanta bella gente, tipo, vabbè, Mario, il Tato, vabbè, il Tato non lo conoscete, ragazzi, il Tato non lo conoscete. Graziano, che ogni tanto è venuto in live con noi su Rainbow e anche qualche video, forse molto tempo fa. E basta, dal resto tutte queste amicizie. Poi magari ho fatto anche amicizie con qualche iscritto, però in questo momento non mi sto ricordando, vi giuro. Se state guardando questo video, ditemi che magari giocate con me, non mi sto ricordando, Dio cane. Poi Philip Scaratelli ci chiede come ti è venuta in mente l'idea di fare lo youtuber, hai mai pensato di fare altro? Allora, come ho detto a questa domanda, ho già risposto prima, quindi mi raccomando, segui bene il video. Però hai mai pensato di fare altro? Sì, sicuramente sì. Per un momento stavo pensando di streamare su Twitch, perché comunque le live pensavo fossero una cosa più leggera. Invece vi assicuro che quando non siete in quattro persone contate in una cazzo di live ti rompi i coglioni assolutamente. Cioè ancora 20-30 poi streamerei con più piacere. Però se siamo 4-5 non ne vale la pena. Soprattutto faccio video e sti cazzi. Vabbè, insomma. E oltre questo sicuramente ho pensato in passato di diventare calciatore, visto che sono un grande appassionato di calcio, però è una cosa che poi ho scartato dopo un po' perché mi hanno, insomma, distrutta la scuola calcio. E poi sicuramente lavorare, quella è una cosa che penso di fare oltre a YouTube, e lo farò sicuramente perché i soldi come cazzo li porto a casa se non lavoro. Pippo ci scrive, no, salto, questa me la ricordo questa. Come l'1v1 su Club 4, che ha vinto all'ultimo, al culo. Vaffanculo. Nicola Musa, o MVCA, incredibile, come ti chiami? Io mi chiamo Alessandro, parliamo di dico perché è top secret, grazie. Lorenzo Limpio invece ci chiede, quanto sei bello da 1 a 10? Sicuramente... Cioè. Poi Marica Screti ci chiede, madonna, devi rompere i coglioni pure qua, devi rompere. Vabbè, no, voi non la conoscete, io purtroppo la conosco abbastanza bene, mi deve rompere i coglioni pure qui. Perché sei scemo? E perché tu sei coglione, mi chiedo io. Perché mi devi rompere i coglioni, dico io. Mannaggia tua. E poi, insomma, Flavio, per concludere, ci scrive. Ciao. Non ciao, ciao.
Niente, questo video è abbastanza a cazzo di cane, spero che vi sia piaciuto, mi raccomando lasciate tantissimi mi piace, nel prossimo video le FAQ, nei commenti lasciatemi altre domande per un prossimo FAQ che ci sarà non so quando, però prima o poi lo registrerò. E niente, e noi ci vediamo al prossimo video.